Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di oggi. Nel 2000 l'arma dei carabinieri venne elevata al rango di forza armata. Conobbe così una profonda trasformazione, conquistò quasi due secoli dopo la fondazione l'autonomia, così come l'esercito, la marina e l'aeronautica, e arruolò anche le prime donne. La nuova fisionomia istituzionale fu il frutto di una legge delega che produsse i suoi effetti con i successivi decreti legislativi. Questo ne ha consentito la partecipazione alle missioni militari italiane all'estero, non più esclusivamente con funzioni di polizia militare. L'arma dei carabinieri nacque nel 1814 per volontà di Vittorio Emanuele I di Savoia e si colloca oggi all'interno del Ministero della Difesa. È difficile trovare la persona giusta, ma è un errore accontentarsi di quella sbagliata. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere l'incanto dei laghi di Revine. Sono quasi più conosciuti all'estero, specialmente nei Paesi Bassi e in Germania. Questi due specchi d'acqua di origine glaciale si raggiungono piuttosto facilmente. Sono due oasi di pace tra ninfee e canneti dove potersi rilassare nel silenzio della natura. E c'è anche una misteriosa leggenda di un treno affondato nel lago. Nel 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, fu realizzata dall'esercito austro-ungarico la linea ferroviaria per trasportare viveri e armi. Si racconta che durante la ritirata i tedeschi o gli italiani affondarono il treno nel lago, dove secondo alcune testimonianze sembra che si trovi tuttora. Nella stagione di secca, quando l'acqua dei laghi si abbassa, sembra che alcuni tratti delle vecchie rotaie siano ancora visibili nella frazione di Fratta a Tarzo. Siamo in chiusura, prima vi ricordo che per promuovere i vostri eventi sul Notes potete contattarci e richiedere così maggiori informazioni chiamando il numero che state vedendo, lo 0422 1626 747. Dal Notes è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.